Il pubblico ministero che si occupa degli scontri avvenuti in Piazza delle Erbe il 29 marzo scorso ha chiuso l'inchiesta. Ora dunque è molto probabile la richiesta di rinvio a giudizio e quindi di celebrare il processo a carico di 14 indagati. Varie le accuse, tra cui quella di resistenza a pubblico ufficiale per sottrarsi all'identificazione e quella di non aver rispettato le prescrizioni della questura, come rimanere fermi in Piazza delle Erbe e non sfilare in corteo come invece è avvenuto. Tra loro anche militanti del Pedro e del Gramigna e una docente supplente in un istituto superiore della provincia.